già da diversi anni agiamo a 360 gradi su una serie di crimini che comunque vengono realizzati tramite le nuove tecnologie. Internet è la piattaforma ideale, quindi dalla pedopornografia alle truffe, alle frodi informatiche, alle diffamazioni, al cyberbullismo, al cyberstalking, senza dimenticare poi che facciamo un'intensa attività di collaborazione in indagini importanti con le procure distrettuali, Catania e Messina ovviamente sono quelle di nostro interesse, che riguardano più specificamente reati in cui viene richiesta un'alta specializzazione. Per fare un esempio, un'analisi forense, le cosiddette perizie, andare a scovare quello che c'è dentro a un portatile, a un computer, a uno smartphone che è stato rinvenuto magari in altre indagini, ecco, questo è un settore di nostra competenza. E in questo periodo state decidendo in un certo senso di non esporvi molto alla stampa, appunto, il lavoro che fate. Invece sappiamo che fate un lavoro molto impegnativo e da molto tempo. Perché avete preso questa decisione? Beh, non è una decisione e non è nemmeno proprio così, nel senso che ovviamente ci sono attività che è giusto, non solo per un diritto di cronaca, ma anche per un'attività di prevenzione, che siano divulgate, che siano consegnate ai mass media. Questo noi lo facciamo ovviamente in pieno accordo con le procure, con i magistrati che hanno coordinato, con il capo dei magistrati, col procuratore capo, perché c'è un interesse nel divulgare la notizia, non solo rendere atto di un'attività che è stata fatta, ma anche dare un segnale importante, soprattutto di natura di prevenzione. Qualora questo interesse non ci sia, o siano notizie di, tra virgolette, routine, o riguardino, meglio ancora, indagini in corso o che debbano rimanere riservate, è giusto che nulla trapeli. E qual è la linea sottile che c'è tra la privacy e poi il vostro controllo, appunto? Una precisazione: noi non controlliamo, nel senso che ogni accesso che noi facciamo lo facciamo tramite le garanzie difensive. Mi spiego: guardare dentro, ecco, per utilizzare un linguaggio un po' più semplice, dentro quelli che sono i dati, guardare i dati conservati dentro a un computer è un'attività che può essere fatta solamente se c'è una disposizione da parte dell'autorità giudiziaria, una perquisizione informatica, per fare un esempio. Quindi ci sono delle garanzie a cui nemmeno la polizia giudiziaria, nemmeno noi possiamo venire meno. Così come spesso veniamo accusati di infiltrarci nei profili informatici, telematici degli utenti. Non è così. Quando ovviamente, qualora dovessimo farlo, lo facciamo sempre dietro una disposizione dell'autorità giudiziaria. Quindi la privacy da questo punto di vista è pienamente tutelata. La linea, possiamo dire, che divide il diritto alla tutela dei propri dati personali, la cosiddetta privacy, dalla necessità che ci sia un'azione da parte della polizia giudiziaria, è dato dal fatto che sia stato commesso comunque un illecito, ci sia un reato. E anche quando un reato viene commesso, comunque c'è una cosiddetta supervisione da parte della procura, dei magistrati requirenti. Parliamo adesso di giornalismo sul web. In questo momento molti siti online hanno la possibilità, quindi, di inserire dei commenti che, se da una parte tutelano appunto la libertà di manifestazione del pensiero, dall'altra potrebbero appunto offendere qualcuno. Qual è il vostro lavoro nel caso in cui ci fosse un'offesa? Beh, è un lavoro che non può partire di iniziativa, o meglio, qualora non ci sia in una testata online un commento, o peggio ancora un articolo
che inneggi a discriminazioni razziali, alla xenofobia, e allora è ovvio che noi non possiamo agire d'iniziativa. Possiamo agire d'iniziativa. Nei casi in cui invece ci siano dei commenti, degli articoli ritenuti diffamatori, c'è una condizione a monte che è quella della querela da parte di colui che si sente offeso, diffamato. Sì, c'è questa possibilità, già ormai la danno tutte le testate online, di inserire dei commenti. È necessario però che ci sia l'amministratore del blog, del sito, che faccia un preventivo filtro per evitare che commenti che travalicano il diritto di critica e quindi vadano verso l'offesa siano pubblicati. E ripeto, comunque c'è a monte una querela che deve essere presentata. Poi nel momento in cui c'è una volontà querelatoria da parte di colui che si sente offeso o diffamato, ovviamente noi siamo lì pronti a intervenire, far rimuovere il commento ed eventualmente risalire anche a chi l'ha pubblicato. Parliamo adesso invece dei nativi digitali, cioè dei ragazzini. Quali rischi potrebbero incorrere proprio i ragazzini che stanno su internet? Incontri nelle scuole, circa 25.000 sono stati i ragazzi che abbiamo incontrato nel precedente anno scolastico, perché è da lì che parte la nostra attività di prevenzione. Solamente informando coloro che lei giustamente ha definito nativi digitali, possiamo evitare che cadano nelle trappole della rete. Trappole che poi sono di tantissima, di diversa natura. Ovviamente quello che noi più ci interessa, ci preme sottolineare riguarda la pedofilia. I minori, uno dei reati più gravi in cui possono rimanere vittime è quello dell'adescamento, del cosiddetto grooming. Tantissimi sono i casi che proprio sono stati consumati nel nostro territorio, in cui dei minorenni sono stati adescati sulle chat da parte di presunti pedofili, ed è proprio questo che cerchiamo di far capire ai ragazzini: non si sa chi sta dall'altra parte, e ricordiamo comunque alle famiglie che lasciare solo un bambino davanti a un computer, ma oggi davanti anche a uno smartphone, non è la stessa cosa di fargli vedere da solo un programma televisivo. La rete, con la rete si interagisce. E come, ecco, per fare un esempio, lasciare un bambino senza guida nel centro di una metropoli. Ecco, i rischi possiamo dire sono gli stessi.